Ciao, vi aspetto tutti i mercoledì alle ore 19.30 qui sulle 7 con il dottor Massimo. Bene amici di Dottor Smartphone, oggi proviamo un Samsung con sistema operativo Windows Phone 7.5, quindi l'ultima versione che Microsoft ha soprannominato Mango. Vediamo cosa prevede la confezione, purtroppo non abbiamo quella originale. Troviamo un carica batterie con collegamento micro USB, quindi compatibile con praticamente tutti gli ultimi telefoni usciti, il cavo dati con jack USB per collegarlo al computer e la micro USB e il cavo cuffie auricolari in un unico pezzo con cuffiette standard e anche jack standard da 3,5 mm. Ecco qua il telefono, ovviamente nella confezione ci sarà anche la batteria, che è una batteria 1500 mAh, i mAh sono la quantità di corrente che può essere immagazzinata nella batteria. Qui troviamo lo slot per inserire la SIM in versione normale, non in versione micro. Chiudiamo lo sportellino. Non abbiamo visto lo slot per la micro SD, quindi proprio espansione di memoria. Questo perché Windows Phone non prevede su nessun modello l'espansione di memoria. Dentro al telefono sono già integrati 8 GB di memoria. Qua sulla destra il pulsante per accendere il telefono, intanto lo premiamo, lo stiamo accendendo, poi c'è il pulsante per chattare le fotografie, sulla sinistra il pulsante per alzare e abbassare il volume, sopra jack da 3,5, come vediamo prima, per inserire le cuffie. Ecco qua. Davanti c'è anche, oltre alla griglia dove sta l'altoparlante sistema, il sensore di luminosità, il sensore di prossimità e anche la fotocamera anteriore. In questo caso, e solo con questo telefono tra tutti i Windows Phone, Samsung inserisce un programma, si chiama videochiamata, con il quale si può fare la videochiamata classica sulla rete telefonica tramite la camera frontale. Davanti, tre classici pulsanti Windows Phone, il tasto indietro, il tasto ricerca che fa cercare sul web il telefono, un qualsiasi testo che noi inseriamo, oppure fa cercare una canzone semplicemente premendo questa nota musicale. Come vedete, se ci fosse della musica lui l'ascolterebbe e ci restituirebbe il titolo e l'autore della canzone. E poi c'è il tasto start che ci permette sempre di tornare alla home page. Ormai abbiamo imparato a conoscere Windows Phone, home page assolutamente personalizzabile, queste piastrelle, questi quadrati sono personalizzabili e come vedete variano, sono vivi, per esempio quello dei messaggi e delle email si movimentano quando abbiamo proprio dei messaggi o delle email. Parliamo di un telefono che è largo 58 mm, alto 116, spesso 10,8. 115 grammi per quanto riguarda il peso, quindi un telefono leggero con un bellissimo Super AMOLED. È un display con una risoluzione di 800x480 pixel, 3,7 pollici di diagonale, molto bello. Secondo me Windows Phone ha bisogno di questi display belli proprio perché ha una grafica minimale, essenziale, che a me piace molto, giocata tutto sui neri e sui bianchi, e come vedete un display che ha un bellissimo nero di sfondo risalta davvero moltissimo. Manca il LED di stato, quindi se avremo delle chiamate perse, dei messaggi persi, non lo sapremo finché non andiamo ad accendere il telefono. Due fotocamere, quella anteriore l'abbiamo vista, quella posteriore da 5 megapixel con anche flash LED. Il processore che fa girare tutto questo qua è questo telefono è un single core da 1,4 GHz, come vedete svolge egregiamente la sua funzione, perché il telefono non si inchioda mai, non si rallenta mai, non ha lag, non ha problemi, va sempre molto molto fluido. 4 le bande per la tecnologia GSM Edge, 2 per quella UMTS HS. HSPA cosa vuol dire? Una tecnologia che consente lo scambio dati veloce, quindi anche in mancanza di wifi che c'è in versione BGN,
il telefono riesce a scambiare dati velocemente con la rete, che vuol dire navigazione internet veloce, chat veloce su internet e addirittura possibilità di giocare online con Xbox Live. Parliamo di memoria, come dicevo sono 8 GB la memoria di base, però la memoria disponibile è di 6,67 GB, il resto della memoria se la mangia il sistema operativo. Parlando di Wi-Fi, come è possibile condividere la connessione con altri dispositivi tramite Wi-Fi, in pratica si usa come se fosse un hotspot Wi-Fi, ma soprattutto solamente per quanto riguarda l'audio non si potrà scambiare dati via Bluetooth. E questo dello scambio dati con Windows Phone 7 è un po' un problema, perché per scambiare dati o si passa da SkyDrive, che è un hard disk virtuale messo a disposizione da Microsoft sui propri server. Microsoft tra l'altro mette a disposizione ben 25 GB di archiviazione online, che sono davvero tanti, e mette a disposizione anche un'applicazione dedicata, eccola qua, SkyDrive, che permette di caricare file su SkyDrive. Possiamo decidere di guardare gli elementi che io ho su SkyDrive e posso anche, se vado per esempio su file, caricare dei file direttamente sulla nuvola. Parliamo di parte telefonica, andiamo subito qui sulla cornetta, un numero qualsiasi per farvi sentire la qualità della mia voce, alziamo il volume al massimo. Benvenuto in Ode Servizio Elettrico, sotto il numero del servizio per una punto beta. I suoi dati saranno trattati con il numero di Cesari. Allora, il Viva Voce ha un audio abbastanza buono, non altissimo, ma quello che più mi è piaciuto e mi ha stupito è la capsula auricolare, che ha veramente un ottimo audio. Anche la ricezione è buona, insomma, la parte telefonica di questo Samsung è sicuramente da promuovere. Parliamo adesso di parte messaggistica, perché qua ci sono delle cosine interessanti. Prima di tutto l'integrazione, perché il telefono è un telefono molto votato al social e all'integrazione delle condivisioni. In questo caso nel tab messaggi, oltre la possibilità di scrivere e ricevere sms e mms, possiamo andare a decidere lo stato della chat di Facebook e di Messenger. Quindi se io metto disponibile, in questo caso vedrei, forse oggi è Santo Stefano, non ho nessun amico in linea, ma in realtà se avessi amici in linea qua vedrei tutti i amici che sono disponibili a conversare e qua l'elenco delle conversazioni. Posso iniziarne una nuova e qua vi faccio vedere la tastiera, che è fluida e veloce. Ovviamente mettendolo in orizzontale la tastiera diventa ancora più grande, quindi diventa molto più comodo scrivere. Presente la dettatura degli sms vocale. Detta il messaggio. Ciao Andrea, come stai? Sono stato troppo lento, ho schiacciato quando era passato dal nulla. Detta il messaggio. Ciao Andrea, come stai? Vedete, il telefono ha riconosciuto perfettamente la mia voce e io sono pronto a inviare il messaggio. Torniamo indietro, vi parlo adesso di email. Le email secondo me su Windows Phone funzionano veramente benissimo, funzionano bene anche in HTML, come vedete le email con le immagini, riusciamo a fare un pinch to zoom fluidissimo, riusciamo a visualizzare tutte le cartelle IMAP, possiamo collegare le varie email, io ho più email e si riescono a collegare sotto un'unica posta in entrata e automaticamente il telefono li divide in contrassegnati, urgenti, da leggere, eccetera, eccetera. Quindi una parte mail che funziona anche col push, con Exchange o con Gmail, che funziona benissimo. Parliamo di browser web, quindi di internet. Purtroppo manca il Flash Player, ma questo non infastidisce più di tanto, se non in pochi siti. Ormai quasi tutti i siti stanno migrando da Flash a HTML5. Come dicevo, fluidità notevole, anche velocità di caricamento della pagina. In questo caso sono entrato in una news di telefono.net, come vedete il caricamento della pagina è veloce. Possibilità di visualizzare le pagine web come se il telefono fosse un desktop, quindi con la possibilità di mettere in modalità desktop
Adesso c'è qualche problema, proviamo a uscire un attimo e rientrare perché non mi fa più vedere la barra degli indirizzi. Eccola qua. Andiamo su corriere.it, eccolo qui. Di solito quando scendiamo da un dispositivo mobile salta fuori la pagina mobile che ci chiede di pagare degli euro di abbonamento per visualizzare i contenuti. In questo caso vedrete come comparirà la pagina standard, la stessa pagina che avremmo aperto direttamente dal computer. Probabilmente ho una connessione wifi un pochino lenta, dovete fidarvi di quello che vi dico, i tempi della prova non consentono di stare ad aspettare troppo, ma comunque browser fluidissimo e promosso. Parliamo di multimedialità, entriamo nella fotocamera, 5 megapixel, scatta foto davvero interessanti, faccio vedere qua le impostazioni. Ok, qua il pulsante per la fotocamera, primo clic per la messa a foto, focus, secondo per lo scatto. Questa era praticamente una macro, ma molto vicini, come vedete la qualità è più che buona. Comodo il fatto di poter sliccare e entrare subito in galleria per vedere le ultime fotografie. Doppio tap, il telefono zoom e torna indietro. La fotografia la possiamo condividere su SkyDrive, su Facebook, su Twitter, usarla come sfondo e anche attuare una piccola correzione automatica per migliorare le luci. Stiamo nelle foto, vi faccio vedere come è strutturato il rullino. Questa è per esempio una macro che ho fatto a un'ora, vedete, molto dettagliata, davvero una bella fotografia. Parliamo invece di video, passiamo sempre dalla fotocamera, attiviamo il pulsante per i video. Video con una risoluzione massima 720p, scusate, sono passato le foto, eccola qua, risoluzione massima 720p, tutte le volte che si entra e si esce dalla fotocamera bisogna settarlo, in caso non fosse stata settata, questi sono i possibili setting, e come vedete bisogna sfruttare lo zoom prima, perché una volta che si inizia a girare il video non possiamo più zoomare per cambiare l'inquadratura. Andiamo subito al tab video che è condiviso con la musica, eccolo qua, c'è anche la radio FM che funziona bene, sto parlando di video, faccio vedere questo video che faccio vedere un po' su tutti i telefoni. L'unico problema dei video è che per portare dal telefono al mondo esterno, diciamo così, dobbiamo per forza passare per il cavo dati e passare al programma o Zoom per il PC o Windows Connector per il Mac. Non è possibile esportare direttamente su YouTube e nemmeno su SkyDrive. Parliamo della musica, parliamo di Michael Bublé. Sentire, la qualità dell'audio è buona, piccola cosa che a me non piace, una scelta progettuale che non condivido, il fatto di avere l'audio, il volume dell'audio della musica collegato a quello della suoneria. Questo 20, 21, 22 è un numero che ci indica quanto è alta la suoneria, ma anche quanto è alto il volume della multimedialità. Secondo me due volumi separati sarebbero stati sicuramente più intelligenti. Disponibile ovviamente su Zoom tutto il marketplace, dove troveremo sia programmi, sia giochi, sia musica. Samsung ha un angolo tutto solo nel marketplace, ci sono diversi programmi che sono solamente per i Samsung. Una piccola considerazione sullo store di Windows, sta crescendo bene. Mancano alcune applicazioni secondo me fondamentali, ma direi che ci siamo quasi. Unico problema, le applicazioni non sono così curate come su altri marketplace e sono leggermente più care. Parliamo di parte business. Office funziona perfettamente, sempre usando SkyDrive possiamo caricare tutti i file che vogliamo. Faccio vedere per esempio questo
file di Excel, molto fluido nella visualizzazione, veloce, si riesce a zoomare tranquillamente, possibilità di utilizzare anche parecchie funzioni, insomma una funzionalità Office davvero completa che consente di esplorare i Word, gli Excel, i PowerPoint e anche OneNote, le note di OneNote. Samsung inserisce alcuni programmi in questo telefono, prima fra tutti la Loan Share, consente di condividere i propri contenuti multimediali con altri dispositivi di LNA, non so, io per esempio una televisione casualmente Samsung di ultima generazione al wifi e riesco a condividere con la televisione direttamente video, foto e musica, una cosa molto comoda. Nella fotocamera per esempio c'è la possibilità di scattare fotografie particolari con effetti strani, come vedete questi sono alcuni degli effetti che è possibile utilizzare, o c'è questo mini diario che consente di tenere un diario della propria vita inserendo appunti vocali, foto, disegni, inserendo la propria posizione. Altra personalizzazione di Samsung, oltre all'ottima videochiamata di cui abbiamo parlato all'inizio di questa recensione, la possibilità di modificare le fotografie con questo Photo Studio, una sorta di mini Photoshop. Si possono anche scattare foto particolari, come per esempio questo effetto lomo, che vuol dire avere una sfumatura verso i bordi. Un telefono sicuramente votato ai social network, se per esempio entriamo nei contatti, oltre a vedere tutto l'elenco dei contatti, vediamo anche le novità, in questo caso possiamo scegliere di che account dei nostri amici, in questo caso vediamo proprio tutte le novità, in questo caso che scrivono su Facebook, possiamo andare a commentare, a fare il mi piace e insomma interagire con i nostri amici direttamente dalla rubrica, quindi integrazione con i social elevata. Un telefono che costa al pubblico 349 euro da vestire, facile trovarlo online intorno ai 280, che a me personalmente è piaciuto molto se parliamo di panorama Windows Phone. Windows Phone che però deve crescere, è un sistema operativo con grosse potenzialità, molto bello, molto fluido, molto ben disegnato, ma ancora un pochino troppo chiuso con un market a cui manca qualcosina. Se rimanete sulle funzioni base sicuramente consigliatissimo, molto bello, molto fluido, se volete qualcosa di più, siete più amanti della personalizzazione estrema del telefono, sicuramente altri sistemi operativi faranno al caso vostro. Per Dottor Smartphone è tutto, da Andrea Gaiazzi un saluto.